E che fa domande lei o lui? Ci prendono per semi. Io sono stato uno dei fondatori dei Boys Bar, io c'ero. Lui ti benedica. Lo puoi vendere. Non ho capito che ti fai domande, ma cosa? Allora. Ma che cosa è psicolabile tra quello che è? Perché il Parma quest'anno insomma non ce la fa? Chi è che ha detto che non ce la fa? Lo dice lei. Il Parma quest'anno si salva, all'ultimo, la penultima ci salviamo. Che sono obiettivi, con una grande squadra. 17 anni di Serie A, mai retrocesso in B come l'Inter. La Juve è andata giù quest'anno. Beh, chi non salta il Juventino sempre fino a che scampo. Fino alla morte. Sempre tifoso del Parma? Sì, anche per il Cagliari, per una cosa effettiva. Perché? Perché quando ero piccolo, che avevo 7 anni, il Cagliari ha vinto lo scudetto, c'era Gigi Riva, Albertosi, era una grande squadra, indubbiamente. Un commento sul campionato. Allora, guarda, secondo me la squadra più forte che abbiamo avuto ce l'ha avuto un allenatore sbagliato, che ce l'aveva Malesani. Questo è il Parma più forte in assoluto nei 17 anni di Serie A. Troppo forte, lì c'era da vincere almeno 2 scudetti di fila. Ci voleva un cappello che ormai a Parma o non so, un sacco di tempi d'oro del Milan. Ma sai, con gli amici di solito per noi le trasferte le accompagniamo sempre a una cosa culinaria. Per stare in compagnia, poi la partita è una cosa che viene di contorno. Abbiamo 44 anni, noi abbiamo già dato. Abbiamo già dato. Io sono stato uno dei fondatori dei Boys Bar, io c'ero. Lo puoi vendere. Adesso quest'anno c'è da poco lo stadio, però mi spiace vedere un Parma così, eh. Uno che tiene per squadra della sua città dispiace, come se fosse il Crotone, l'Avellino, il Pannocchia o il Fidenzo, guarda. Si toglie tutta la morale. E se il Parma andasse in B? Se il Parma andasse in B faremo delle trasferte più vicine, andiamo più volte in Romagna, abbiamo i derby qua vicino, Modena, Bologna, Forlì, Cesena, Rimini. Molto negativa però la cosa. Grardi è competente secondo lei? Grardi c'ha un sacco di soldi più che altro. Poi è anche competente perché insomma è già un po' di anni che è nel calcio, però casomai lui è proprio come un giocattolo personale perché c'ha dei soldi, però devi spendere a certi livelli, altrimenti non puoi arrivare sempre a metà classifica. Lei ha mai giocato a calcio? Sì, ha giocato a calcio, a rugby, a baseball. Cos'è il rugby in più e in meno rispetto al calcio? Beh, è molto più bello, è molto più leale, non ci sono strascichi dopo la partita, tutti amici. Il Parma ha un calcio pulito? Sì, la città come Parma penso di sì.